perché quando arriva una botta, soprattutto in un punto sensibile, tutto quello che ho imparato non riesco ad applicarlo, perché un calcio in faccia è sufficiente. Non è come nei film che tirano 2000, si rialzano in piedi e combattono di nuovo contro altri 100. E se voi guardate, adesso tutti possiamo vedere i filmati che girano su YouTube, sapete, delle telecamere fisse. Uno prende un pugno, è a terra e lo porta via l'ambulanza. Uno prende un calcio, è a terra e lo porta via l'ambulanza. Quindi è inutile che facciamo finta, sì, ma mi ha dato solo un calcio. Ma se ti ha dato un calcio qua, mi dispiace, è troppo tardi. Quindi qua siamo tornati al valore del fatto che, come si usava nel karate, un pugno. E dopo cosa fai? Perché cosa puoi fare? Che quello è andato giù, non si alza più. Perché la realtà è così. Allora, lui ha il piede destro avanzato, quello che l'ho fatto vedere per prima. Okay? In questo modo, se di fianco o dietro non mi interessa, voi dovete girare ed entrare, vedete da dove passo. Allora, prendetevi il vostro naso, tanto lì vi arriva il calcio. E fate il passaggio, anziché così, che mentre mi giro io sono andato addirittura addosso, anziché così, giro passando per il naso. Questa è la cosa più importante. Poi per fare cadere, no, prima tecnica. Ma a questo punto, come faccio a far forza? Devo spingere. E a volte devo proprio fare questo. Sollevando il bacino, creo il ponte. E il ponte, per una legge fisica, mi fa scaricare il peso del corpo sulle braccia. Se invece sto sdraiato, può succedere lo stesso. Se siete bravi, succede lo stesso. Però non fate più uso della forza che avete facendo il ponte. Facendo il ponte, avete presente i ponti, quelli che attraversiamo con le mani, scaricano il peso di qua e di qua. Ok, quindi questo è uno, scarica il peso. E questo è l'altro. Soprattutto, più si accorcia la leva, quindi dalla mano vado all'avambraccio, alla spalla, più questo serve. Tecnica numero 2. Passo per il centro e vado qua. Ponte. Quindi cosa stiamo aggiungendo? La forza del bacino, come è uguale quando siamo in piedi. Qualunque pugno, che sia quello del karate, quello del kung fu, quello del pugilato, ti dici di metterci il bacino, il movimento dell'anca. Quindi non è che sto dicendo una cosa strana. Terzo, ancora di più qua ci deve essere la fusione dei due movimenti principali, il ponte, quindi la pressione e la rotazione. Spiego. Sono qua, passo per il centro, in questo modo. Spingo e giro. Spingo su. Fine della terza tecnica. Tecnica numero 4. Il vincolo è dato dalla mano mia destra. Perché è importante fare questo? Non è uguale. No, non è tanto uguale. Perché c'è il discorso della protezione. Io devo sempre proteggermi in questo modo. E quando mi sono protetto, vedete come sono, anziché spingere qui, vado a fare questo. Ora, a questo punto, vi ricordate quello che ho detto? Spingo di lato. Cioè, voi con le mani sentite dove c'è il punto debole. Andiamo avanti. Tecnica numero 5. Giro così. Vedete? Questo è un blocco, questo. La spinta da dove viene? Questi passi? Qua. E poi la botta addirittura con la spalla, perché quando si usa la spalla c'è anche una cosa in più che è interessante, che adesso vediamo. L'azione può essere come un colpo, a condizione di proteggersi bene. Cioè io faccio questo e dato un colpo con la spalla. Il colpo ha svantaggio di vincere la resistenza iniziale, e se l'altro non è preparato come siete giustamente preparate voi, potete mettergli in leva la gamba. Ora, lui ha avanti la sinistra. La mia posizione non deve cambiare, non deve... da qua. Da qui sarà più facile. Quindi, mano, avambraccio, spalla. Cambio, mano, avambraccio,
spalla sinistra.